Sono pratesi due delle 18 vittime del Covid segnalate oggi in Toscana. Si tratta di due uomini, entrambi morti al Santo Stefano. Uno aveva 69 anni e abitava a Poggio a Caiano, l'altro 85 ed era di Prato. Con loro sale quindi a 770 il numero di residenti in provincia che ha perso la vita dopo aver contratto il Covid da quando è iniziata la pandemia. Per il resto resta pressoché stabile il numero di persone infette ricoverate negli ospedali della Toscana, dove oggi ci sono 747 posti letto occupati, 3 in meno rispetto a ieri, di cui 50 in terapia intensiva, in questo caso stabili. A Prato ci sono 57 pazienti Covid al Santo Stefano, 5 dei quali in terapia intensiva, 20 al centro Pegaso e 44 alla Melagrana. Scendono leggermente anche gli attualmente positivi in regione, che sono oggi 24.050, meno 0,2% rispetto a ieri, grazie ai 3.860 guariti nell'ultima giornata. Venendo a nuovi contagi, questi tornano sopra quota 100 in provincia, per l'esattezza sono 127, mentre nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 3.840 su 31.485 test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,2%, 58,2% sulle prime diagnosi. L'età media dei nuovi positivi è di 39 anni circa.